No, Roma ha bisogno innanzitutto di impianti che riguardano il riutilizzo, il riciclo, tutto ciò che trasforma il rifiuto in prodotto. Per cui innestare questo ciclo virtuoso, per cui impianti che in qualche misura dovranno essere realizzati, altrimenti quando raccogli e comunque differenzi, dove porti ciò che hai raccolto e ciò che hai differenziato? Riguardo al fatto che ci sia magari una parte del rifiuto che possa prendere la strada del termovalorizzatore, la soluzione è quella di San Vittore, dove già esiste un termovalorizzatore, magari accendere lì una quarta linea potrebbe essere una soluzione, ma una soluzione medio tempore. Poi è chiaro che gli impianti dovranno essere in numero ragionevole e proporzionato in ragione della qualità e della quantità del rifiuto che produce Roma. Per cui su questo non, purtroppo senza impianti il rifiuto né si tratta e né si smaltisce. Io ritengo che io mi sono vaccinato, ho fatto la prima dose e la seconda, però ritengo che prima di obbligare le persone, nel rispetto pieno della democrazia, io chi la pensa in maniera diversa da me, io lo rispetto, non mi sento di obbligare, a parte non lo potrei fare, però non mi sento di obbligare nessuno ad assumere farmaci o sostanze di cui ritiene consapevolmente di non doverne fare uso. Senta, una domanda vorrei fare anch'io. Sta uscendo comunque questa polemica inerente alla nuovo sovrintendente, sembrerebbe che la Raggi sta per scegliere il nuovo sovrintendente nonostante non abbia più la maggioranza in consiglio comunale. Lei cosa pensa? Ma nomine di fine mandato sarebbe, insomma, sono nomine che a questo punto si dovrebbero lasciare in capo al nuovo sindaco, però francamente non conosco la vicenda e quindi non mi sento di pronunciarmi in merito. Grazie. Grazie. Grazie.